Soddisfatto della partita? Abbastanza soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, l'approccio è stato buono. Abbiamo peccato in qualche distanza, durante la partita qualche distanza non mantenuta tra i reparti e soprattutto il nervosismo che non voglio vedere, il nervosismo alla fine verso gli ultimi 20 minuti dove abbiamo fatto anche un gesto non da non ripetersi, che è cosa che non voglio proprio vedere né io né la società. La prossima partita è su un campo difficile, cosa servirà per portare a casa 3 punti? Sfruttare al massimo le nostre caratteristiche, squadre corte, molto intenso, molta aggressività in mezzo al campo e non ripetere i gesti di oggi, ripeto, ribadisco il concetto, non mi sono piaciuti e poi bisogna rimanere concentrati, soprattutto sulla fase difensiva, di non perdersi via in azioni poco, disattenzioni difensive e concentrazione sulle parti laterali della difesa. Carlo, una partita combattuta, alla fine l'avete portata a casa con un punteggio di 2-0, il tuo gol è stato il sigillo decisivo per chiudere la partita, sei soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto della mia prestazione e della prestazione della squadra, in quanto abbiamo portato a casa i 3 punti. La partita è andata molto bene, siamo stati decisivi, potevamo sicuramente fare più gol e essere più cinici sotto porta. Marco, una partita molto combattuta, alla fine siete riusciti a vincere con un bel punteggio, 2-0, la tua parata è stata decisiva per evitare il pareggio. Sì, è stata una bella parata sull'1-0 per noi, avvantaggiato dal loro attaccante che colpendola bene ha agevolato la parata. 2 vittorie nelle prime 2 gare di campionato, si può guardare avanti con ottimismo? Ma ottimismo, io dico che mancano 29 punti per salvarci, vediamo come va adesso.